Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it. Siamo ancora con Fly Simulator e questo video tutorial è dedicato alle superfici di controllo di un aereo. Qualunque aereo, piccolo, grande, i concetti che diremo adesso sono più o meno uguali a tutti gli aerei. Una premessa, la solita, questa non è una scuola di volo, quindi quello che noi diremo in questo video tutorial serve più che altro per prendere un po' di dimestichezza con le parti di un aeroplano e per divertirci con Fly Simulator. Vi invito a cercare online documentazione più approfondita e chiaramente ci sono video tutorial più approfonditi se è vostra intenzione simulare quello che accade realmente nella realtà, ok? Molte cose noi qui le stiamo facendo gestire a Fly Simulator, siamo in modalità completamente assistita, quindi molte cose noi le ignoriamo, però se vogliamo in qualche modo divertirci dobbiamo un attimino capire bene come funziona un aereo e noi cercheremo con questo tutorial di vedere qualcosina senza andare troppo nel dettaglio e iniziamo parlando degli alettoni. Gli alettoni sono quella parte delle ali che sono questa qui e questa qui che permettono all'aereo di virare a destra o a sinistra. In altre parole, quando noi abbiamo la nostra cloche e viriamo verso destra come sto facendo in questo momento, quello che accade sugli alettoni è che viene modificata la posizione dell'alettone di sinistra. In questo modo il flusso dell'aria cambia e il nostro aereo virerà in questo caso a destra. Al contrario, quando andiamo a virare verso sinistra, quindi muovendo la nostra cloche verso sinistra, andremo a modificare la posizione dell'alettone di destra, vedete, cambierà il flusso dell'aria e il nostro aereo virerà verso sinistra. Ci sono altre superfici di controllo molto importanti che permettono al nostro aereo di muoversi, per esempio di salire o di scendere. Quando tiriamo indietro la cloche e quando tiriamo in avanti la cloche, che cosa accade fisicamente al nostro aereo? Beh, quando tiriamo indietro la cloche viene modificata la posizione degli equilibratori, che sono queste superfici poste in coda all'aereo. Quando tiriamo il joystick o la cloche verso di noi, indietro, quindi cercando di far salire l'aereo, vedete, in questo modo viene modificata la direzione degli equilibratori e il nostro aereo comincerà a salire, sostanzialmente cambia il flusso di aria. Al contrario, quando vogliamo perdere quote e vogliamo scendere, spingiamo la cloche in avanti come sto facendo in questo momento e vedete che gli equilibratori cambiano nuovamente posizione, cambia il flusso dell'aria e il nostro aereo poi quando saremo in volo comincerà a scendere. C'è un'altra superficie di controllo molto importante negli aerei, forse è fondamentale, anzi sicuramente è fondamentale, ma noi non la stiamo affatto utilizzando in questi tutorial perché la stiamo facendo controllare a Fly Simulator, che è il timone. Il timone è, ecco, fisicamente nell'aereo è questa parte qui della coda. Quando spostiamo il timone verso destra, il timone viene spostato verso destra, quando spostiamo il timone verso sinistra, il timone viene spostato qui a sinistra e noi lo controlliamo con i pedali che sono posti appunto in basso. Ecco, normalmente un pilota utilizza i pedali per modificare il timone. Ora, cosa fa il timone e a cosa serve? Beh, è un altro sistema di controllo, viene molto utilizzato quando c'è molto vento o quando dobbiamo fare delle virate per mantenere un assetto uniforme. Non vado oltre con la spiegazione del timone perché è un po' complesso come argomento e forse è un po' troppo per questo tutorial. Vi rimando a tutorial molto più corposi e meglio fatti per quanto riguarda la parte tecnica di un volo. Noi non ce ne stiamo occupando del timone perché avendo messo le impostazioni dell'assistenza al volo su semplice e facile, il timone viene completamente controllato dal gioco. Andiamo a controllare se quello che io sto dicendo è vero. No, dobbiamo tornare indietro. Eccolo qua, opzioni di assistenza. Abbiamo messo tutto su facile, pilotaggio. Ecco qua, timone automatico è impostato su on, quindi in questo caso sarà Fly Simulator a controllare per noi il timone. C'è un'altra cosa molto importante che noi dobbiamo controllare, che sono i flap. Quando noi estendiamo i flap, quello che accade sulle ali è che viene aumentata la superficie utile dell'ala, aumentandone così la portanza. Ora, proviamo ad accendere i motori perché credo che giustamente senza motori non c'è energia e quindi non possiamo fare assolutamente nulla.
Se non riuscite ad accenderlo manualmente, Ctrl E. Vediamo se riusciamo con Ctrl E. Infatti, ora non ricordo esattamente la procedura, forse avevo dimenticato qualche cosa. Vabbè, quello che ci interessa a noi adesso, pushback a parte, no, non ci interessano queste cose per il momento. Dicevo, controlliamo i flap. Quando andiamo ad estendere i flap, quello che accade è che cambia la superficie. Eccoli qua, i flap sono estesi. La superficie utile dell'ala, e quindi c'è maggiore portanza e c'è maggiore spinta per farci decollare. Vedete, guardate, io aumento ancora l'estensione dei flap, l'aumento ancora, e questi sono i flap sostanzialmente, sono delle superfici che sono poste sull'ala che ne aumentano la portanza. Vado a diminuire, ora ignoriamo questo signore che passa e taglia in due la nostra ala, togliamo i flap completamente e vedrete che questa superficie si andrà a ridurre. Ecco qua, quindi i flap sono tirati indietro e i flap sono estesi. Quando si decolla normalmente si usa dare una tacca di flap, ok? Dipende molto dalle condizioni esterne. Ok, questo è quanto per ciò che concerne i comandi. Prima di chiudere voglio fare un passaggio abbastanza importante per quanto riguarda la configurazione del joystick, perché qualcuno mi ha chiesto come fare a impostare correttamente il joystick per poter, per esempio, controllare il motore. Bene, sempre nelle impostazioni del vostro joystick, intanto dovreste avere un profilo di default del joystick stesso già preconfigurato per volare con Flight Simulator. Poi comunque all'interno delle varie sezioni potete impostare e verificare che tutto sia settato in maniera corretta. Nelle superfici di volo troverete le superfici di controllo primario, e qui trovate i controlli di cui stavamo parlando, quindi l'asse del timone, l'asse dell'equilibratore e l'asse degli alettoni. Poi, se cercate come configurare il motore, per esempio, cercate manetta, o credo manetta, sì, vediamo se... Ecco qua, manetta del motore, eccolo qua. Vedete che io, in questo caso, l'asse della manetta l'ho impostata correttamente sull'asse sinistra Z. Quindi, sostanzialmente, il mio joystick è impostato per poter controllare l'asse della manetta. Se io infatti vado a muovere, vedete la parte del mio joystick che controlla il motore, vedete che questa luce lampeggia. Un'altra cosa importante che dovreste poter configurare quando dovete installare un nuovo joystick è la sensibilità dei vari assi. Abbiamo detto che quando vogliamo virare verso destra o verso sinistra stiamo muovendo l'asse X, ok? E quindi potete impostare una sensibilità, normalmente si usa la sensibilità ad esse per controllare questa superficie di controllo. Stessa cosa per quanto riguarda l'asse Y, ovvero quando tiriamo in avanti e indietro il nostro joystick, mentre poi c'è l'asse del motore, eccolo qui, che normalmente utilizza uno schema di questo tipo, quindi totalmente dritto. È tutto per quanto riguarda questo video tutorial. Se avete problemi con il vostro joystick, assicuratevi di aver installato correttamente il joystick e ovviamente assicuratevi che sia stato configurato e abilitato il profilo corretto. Se avete domande, scrivetele nei commenti. Ovviamente ci vediamo al prossimo video tutorial con altre informazioni divertenti e utili per volare con Microsoft Flight Simulator. Alla prossima, ciao!